fuori. Buongiorno a tutti. Io volevo fare una premessa rispetto a un tema che è stato enucleato anche negli ultimi due interventi, e cioè se la responsabilità sia in questo caso dei paesi neocoloniali o dei sudditi delle ex colonie. Citando Hegel nella filosofia dello spirito, la sottomissione è colpevole quanto il dominio. Detto ciò, se il dominante ha i mezzi militari per imporsi, è chiaro che la responsabilità del dominio è di chi domina, meno del dominato. Altrimenti, questo è un po' come durante il fascismo, quando si discuteva se c'aveva consenso o no nella storiografia degli anni 60 e 70, ispirata dal Mussolini di Renzo De Felice. Si poteva parlare di consenso se c'è libertà, se non c'è libertà di scelta, che consenso c'è? Questo tanto per tornare poi su un punto anche rispetto alle ipotesi anticoloniali. Prima Ilaria Bifarini ha giustamente citato, io riterrò su questo, Olimpio, che prima di Sankara prova l'uscita dal franco delle ex colonie francesi. Questa come premessa. La seconda cosa che vorrei aggiungere, che riguarda anche noi italiani, ho scritto un libro per la casa editrice della CGIL, l'ETS, quindi sto in casa in questo momento, che si chiama Sud Colonia Tedesca, la questione meridionale oggi, prefazione di Marcello Minenna, che fondamentalmente ripercorre la storia dell'austerità dal 92 ad oggi e spiega anche come le classi dirigenti italiane sono state subalterne a proposito di chi è la colpa. Perché ciò che potrebbe valere per gli africani in Africa rispetto al dominio coloniale francese o al nuovo dominio coloniale cinese, immagino l'intervento successivo verrà spiegato, vale anche per noi italiani rispetto alla sottoscrizione di tutto il marchingegno giuridico dell'austerità. Tant'è vero che a me, chiudo su questo come premessa, Munchau, editorialista importante del Financial Times, in un convegno alla Camera sull'austerità mi rispose: voi italiani vi lamentate sempre dell'austerità, prendetela con Monti. Ha firmato lui, se l'avete votato direttamente o indirettamente, se non avesse firmato voi oggi non sareste sottoposti all'austerità. Fatta questa premessa, torniamo adesso sull'Africa, Macron e l'Unione Europea. Di solito in Italia ci si lamenta sempre dei francesi che ci respingono i migranti che passano tramite il confine a Ventimiglia. Nessuno però parla mai di ciò che fa la Francia in Africa, perché poi uno dovrebbe partire da lì. E da questo punto di vista va anche detto che ultimo salto che faccio rispetto a austerità UE e potenziali legami con la storia dell'Africa, vi ricordate quando nel luglio 2015 la Grecia viene pegata a sottoscrivere il memorandum della Commissione Europea? Come viene piegata? Molto semplice. Draghi blocca la cosiddetta ELA, che è l'assistenza finanziaria delle banche greche, e noi vediamo i greci che vanno a prelevare al massimo 60 euro al giorno dal bancomat. Perché, diciamo così, la sottrazione di sovranità democratica non si fa solo con i colpi di Stato come avviene in Africa. In Europa si usano altri mezzi un po' più eleganti. Perché chiaramente se tu chiudi l'assistenza finanziaria alle banche greche, che a proposito erano debitrici verso le banche francesi e tedesche, e quindi salvando poi le banche greche e spagnole nella crisi del 2011-2012, noi abbiamo salvato i loro creditori, cioè le banche francesi e tedesche. Quindi chiudere il bancomat era un modo un po' più elegante rispetto a quello che accade in Africa. Esempio, Touré in Guinea nel 58 decide di uscire, diciamo così, da quello che avremmo chiamato l'impero coloniale francese, opta per l'indipendenza della Guinea. Cosa fa l'elite coloniale? Molto semplice, distrugge qualunque cosa che nel paese rappresentasse quelli che definivano i vantaggi della colonizzazione francese. 3.000 francesi nel 58 lasciano la Guinea, prendendo tutte le loro proprietà, e distruggono qualsiasi cosa che non si muovesse: scuole, ambulatori, immobili dell'amministrazione pubblica, macchine, libri, strumenti di studio di ricerca, trattori, cavalli e mucche
delle fattorie furono uccisi e le derrate alimentari nei magazzini furono bruciate o avvelenate. Questo fa la Francia democratica nel 58 in Guinea. È un messaggio chiaro, come dire, qualcuno che vuole un'indipendenza e una sovranità democratica deve essere schiacciato. E infatti Olimpio, come ha ricordato prima Ilaria, nella Repubblica del Topo ci pensa due volte, ma poi alla fine viene costretto a fare il passo. E cioè lui che fa? Rifiuta di siglare il patto di continuazione della colonizzazione proposto dal De Gaulle e si accorda per pagare un debito annuale alla Francia per i cosiddetti benefici ottenuti dal Togo grazie alla colonizzazione francese. Era l'unica condizione affinché i francesi non distruggessero beni importanti in Togo come avevano fatto nel 58 in Guinea. Ma attenzione, quando l'ammontare chiesto dalla Francia era talmente elevato che il rimborso del cosiddetto debito coloniale si aggirava attorno al 40% del debito del paese, dell'intero debito del paese, nel 63 cosa accade? Che Olimpio decide di uscire dal franco delle ex colonie francesi e conia la moneta del suo paese. Attenzione, dopo tre giorni, il 13 gennaio del 63, dopo tre giorni da quando aveva iniziato a stampare moneta, cosa accade? Uno squadrone di soldati analfabeti, appoggiati dalla Francia, uccide il primo presidente eletto della neo-indipendente Africa, Olimpio. Da chi viene ucciso? Da Gnassin Bey, che probabilmente riceve 612 dollari americani dall'ambasciata francese per il proprio lavoro. Non è finita qua. 30 giugno 62, Keita, primo presidente della Repubblica del Mali. Anche lui cerca di uscire dal franco delle ex colonie francesi. Ma attenzione, lui aveva un altro problema, aveva capito che, essendo diciamo un socialista, il patto di continuazione della colonizzazione con la Francia era una trappola. Che succede? 5 anni dopo, il 18 novembre 68, proprio come accade a Olimpio 5 anni prima, Keita è vittima di un colpo di Stato, guidato da chi? Da un altro ex soldato della regione straniera francese, Moussa Traoré, scusate la mia pronuncia è pessima. E quindi, mentre diciamo gli africani lottavano la loro indipendenza, la Francia fa già 3 colpi di Stato. Ma non è finita qui. Come arriva il 1 gennaio del 66 Bokassa al potere? Lui chi è? Un ex soldato, anch'egli un ex legionario. Guida un colpo di Stato contro Kakou, il primo presidente della Repubblica Centroafricana. Di seguito, Burkina Faso, allora si chiamava Repubblica dell'Alto Volta. Bene, Yamego, il primo presidente, nel 3 gennaio del 66 è vittima di un colpo di Stato condotto dalla Misana, anche egli un ex legionario francese che aveva combattuto con i francesi in Indonesia e Algeria contro le indipendenze di quei paesi. Sesto e ultimo caso, poi qua mi taccio su questo, il 26 ottobre 72 Kérékou, che era una guardia del corpo del presidente Maga, il primo presidente della Repubblica del Benin, guida un colpo di Stato contro lo stesso presidente dopo aver frequentato le scuole militari francesi dal 68 al 70. Ricapitolando, negli ultimi 50 anni ci sono stati in Francia 67 colpi di Stato, in 26 paesi africani, in 26 paesi africani differenti, e 16 di questi 26 paesi che hanno avuto 67 colpi di Stato sono ex colonie francesi. Quindi il 61% dei colpi di Stato che si sono verificati in Africa stanno nell'Africa francofona. Allora, qui chiaramente rispetto a quello che diceva chi è intervenuto prima di me c'è un problema, perché è chiaro che i rapporti di forza militari sono importanti. E qui su questo vorrei aggiungere una cosa, perché quando si passa al potere militare, a quello diciamo della moneta, ci sono alcune diciamo semplici note tecniche che andrebbero ricordate. Allora, fondamentalmente i soldi delle ex colonie francesi, una stima approssimativa, presso un conto operativo presso il Ministero delle Finanze francesi, ammontano a circa 500 miliardi di euro. Attenzione, formalmente le ex colonie dovrebbero pagare per le infrastrutture che la Francia ha costruito quando era paese colonizzatore. I 14 paesi sono i seguenti: Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Costa d'Avorio, Mali, Niger, Senegal, Togo, Camerun, Repubblica Centroafricana, Chad, Congo, Guinea Equatoriale e Gabon, divisi fra l'Unione diciamo, dei paesi
colori francesi dell'Africa centrale e quelli invece dell'Africa occidentale. Attenzione su questo. La politica monetaria che governa questi paesi è molto semplice, perché quelle due unioni, gli stati africani ex colonie francesi dell'Africa centrale, hanno la loro banca centrale come ce l'hanno quelli dell'Africa occidentale. Bene, l'accordo che informa la conduzione monetaria del franco delle ex colonie francesi è molto semplice. Ogni, diciamo, banca centrale dell'Africa occidentale, degli stati dell'Africa centrale, è obbligata a detenere almeno il 65% delle proprie riserve valutarie estere in un cosiddetto operation account, un conto operativo, registrato presso il Ministero delle Finanze francesi. A questo si aggiunge una sorta di tappo sul credito che è esteso a ogni uno di questi paesi, pari al 20% delle entrate pubbliche annuali. Quindi possiamo dire che se la matematica non è minima, 65 più 20, l'85% delle riserve dei 14 paesi che fanno parte delle due unioni, tramite le due banche centrali, quella dell'Africa centrale e quella dell'Africa occidentale, stanno presso il Ministero delle Finanze francese. Ma non è finita qui. Se vogliono chiedere un prestito, non può eccedere il 20% delle entrate dell'anno precedente, e la Francia comunque può mettere il veto. Quindi l'85% fattivamente delle loro riserve monetarie sta presso il Ministero dell'Economia francese. Questo significa che se io prima facevo i colpi di Stato militari, che comunque ho continuato a fare, adesso c'ho un cappio molto forte. Altra cosa importante: se un'ex colonia vuole vendere una propria risorsa naturale, prima deve chiedere, diciamo, il placet alla Francia, perché la Francia ha un diritto di prelazione sull'acquisto delle risorse naturali. Seconda cosa molto importante: nei contratti governativi, i cosiddetti appalti, le società francesi devono essere sempre prese in considerazione per prime, anche se di fronte a un appalto arriva un offerente di una società, non so, anche inglese o italiana, che a parità di servizio nell'appalto ha un prezzo inferiore. Esempio: in Costa d'Avorio le società francesi possiedono e controllano i più importanti utilities: acqua, elettricità, telefoni, trasporti, porti e le più importanti banche. Idem nel commercio, nelle costruzioni e nell'agricoltura. Last but not least, gli accordi di difesa. E questa è un'altra cosa importante rispetto ai colpi di Stato. Attraverso un sofisticato schema di borse di studio, allegato al patto coloniale, gli africani delle ex colonie francesi devono inviare i loro quadri militari per la formazione in Francia, o in strutture gestite dai francesi. Questo che significa? Che la Francia ha una serie di militari dormienti che, nel caso in cui arrivi un altro in più, può controllare militarmente il territorio. E questa è una cosa molto importante, l'abbiamo visto per esempio in Costa d'Avorio tra 2004 e 2006 con, io, la mia pronuncia è pessima, Bacbo. Anche lì, su quella storia, non c'è stato, dal punto di vista dei media, come ho detto, occidentali, tranne poche persone, un report interessante. E quindi, diciamo che le colonizzazioni possono avvenire mano militari o tramite la sovranità monetaria. In questo caso non c'è né una sovranità militare, nella sovranità monetaria, e quindi 14 paesi, le ex colonie francesi in Africa che fanno parte di quell'elenco che ho menzionato prima, fondamentalmente stanno solamente in una situazione che è un po' più chiara, mi rilascio a quello che diceva Ilaria Bifarini, rispetto a quello che accade in Europa. Non dimentichiamo che anche l'unione monetaria che avvenne fra Germania Est e Germania Ovest, non a caso Vladimir Jacquet l'ha ridenominata Anschluss, non unificazione ma annessione, e non è un caso che il trattato di Maastricht sull'unione monetaria ed economica aveva un suo antesignano, il trattato sull'unione monetaria ed economica delle due Germania.
quello è stato, diciamo, un grosso esempio di sperimentazione di quello che sarebbe accaduto dopo. Ed è chiaro che il neoliberismo in questo caso ha avuto sicuramente due campi, diciamo, di sperimentazione: in Germania sul neoliberismo in modo apparentemente classico, la Grecia nel 2015 è stata usata come elemento per mandare un messaggio agli altri, in primis a noi, perché lo schema qual è? In questo caso franco-tedeschi: io esporto, tu importi, tu sei costretto a svalorizzare il lavoro, come diceva prima Ilaria, perché l'ordoliberalismo di von Hayek, che è in forma ai trattati europei e che è opposto al keynesismo, all'intervento pubblico che noi abbiamo difeso con la nostra Costituzione nel dicembre 2016, dice l'esatto contrario, cioè alti salari, investimenti pubblici, un po' di inflazione. In Africa questo progetto è stato solo attuato in modo molto più chiaro e anche con una risposta militare a chi si opponeva. È vero quello che diceva prima, non ricordo, chiedo scusa al ricercatore, lo stesso dell'intervento precedente, che sta anche agli africani di trovare una loro autenticità e una loro tipicità. Assolutamente sì, anche contestando il paradigma dello sviluppo, perché è chiaro che se Senegal cresce del 7%, ma come, diciamo, è impostato, diciamo, la serie di parametri che determina il PIL, poi c'ha i bambini che non hanno l'assistenza media, è chiaro che non serve a niente. Ma il punto qual è? Che però per avere la libertà di cambiare devi controllare l'esercito, almeno la moneta, e lì non c'è classe dirigente anche onesta che tenga, perché anche se metti una classe dirigente onesta al posto di una corrotta, se ti fanno un colpo di stato non c'è partita. Grazie.